Direi che possiamo cominciare questa conferenza stampa. Buongiorno a tutte e a tutti, a chi è presente e chi è collegato in questo momento in diretta su Facebook, sul sito UNAR e sul sito della WISP. Oggi comincia a essere operativo l'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, un progetto che l'UNAR e anche insieme alla WISP portano avanti da circa 10 anni a livello di studio e anche desiderio. L'osservatorio nasce dall'idea di un nostro collega, un collega UNAR che è venuto a mancare il 13 novembre dello scorso anno, Mauro Valeri, uno dei più grandi studiosi italiani di antirazzismo, il quale riteneva, come riteniamo anche noi, che lo sport sia uno dei luoghi dove si forma la personalità, specialmente dei giovani, dove si forma il senso di comunità, il valore del rispetto e della convivenza e quindi l'attenzione verso le attività sportive, i luoghi dove queste si svolgono, dovevano essere una delle priorità per un ufficio come il nostro, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e le associazioni che sono qui presenti. Io appunto vi volevo presentare i due partner importantissimi dell'osservatorio, la WISP, che è un'associazione che da tanti anni promuove lo sport, la democrazia nello sport, il rispetto e l'integrazione, è un partner per l'UNAR fondamentale, importante, a prescindere dall'osservatorio, anche per tante altre cose. E a questo proposito volevo ringraziare il presidente Vincenzo Manco per essere qui e a breve parlerà, e insieme a lui altre persone che hanno contribuito alla creazione, alla costruzione dell'osservatorio, che sono Carlo Balestri, Raffaella Chiodo, Daniela Conti, Ivano Maiorella, Francesca Spanò, Sergio Pannocchia e Giulia Bruscani. Sergio Pannocchia e Giulia Bruscani sono volontari del servizio civile che lavorano presso la WISP ed è anche questo un elemento molto importante, parlando appunto di giovani e di esperienza e di sport democratico. Alla mia sinistra c'è Duccio Zola, il vicepresidente di Lunaria, che è un'associazione anch'essa che si occupa di diritti umani in Italia in maniera particolare. Ogni anno pubblicano una relazione, un rapporto che ci dà un po' misura la temperatura della democrazia in Italia e quindi rispetto ai diritti umani, e alcuni giorni fa hanno pubblicato un rapporto che purtroppo ci preoccupa molto per i casi di discriminazione diffusa nel nostro paese. Poi il vicepresidente prenderà anche lui la parola per raccontarci un po' le attività dell'associazione Lunaria. Oltre a loro ringrazio molto il collega dell'UNAR Fernando Fracassi per essere così insistente nel voler, nonostante il Covid, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, in considerazione del fatto che noi l'osservatorio volevamo farlo partire il 21 marzo, la giornata contro il razzismo, e a causa della pandemia non siamo riusciti. Anche grazie a Fernando siamo qui oggi a presentarlo. E poi voglio ringraziare moltissimo di cuore Beatrice Ion, che l'abbiamo nominata a sua insaputa la nostra madrina dell'osservatorio contro le discriminazioni nello sport. Beatrice, che è una punta di diamante della nostra squadra paralimpica di basket, donna giovanissima ma molto forte, che purtroppo ha subito violenza, un'aggressione molto molto grave, e quindi diciamo è un onore per noi averla con noi, e la sentiremo anche da parte sua le sue impressioni e cosa lei si aspetta da un lavoro come questo, da un osservatorio come questo.
Io sarò molto, molto breve, poi sarò a disposizione per eventuali domande. Volevo però rimarcare velocemente alcune caratteristiche fondamentali dell'osservatorio. Innanzitutto è un'esperienza unica in Europa. Non esiste un osservatorio di questo tipo, un osservatorio che si concentra soprattutto sullo sport dilettantistico e amatoriale, quindi in quei famosi campetti di periferia di cui tanto si parla, ma dove vige molto spesso un problema di mancanza di fiducia, dove tante persone, ragazze e ragazzi di tutte le età, che hanno caratteristiche diverse per tutta una serie di motivi, vengono aggrediti, subiscono discriminazioni per il colore della pelle, per il credo religioso, per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, per la loro disabilità, ma non sentono da parte delle istituzioni quella fiducia per cui spesso decidono di chiudersi in se stessi, in un angolo, non denunciare e tenere nascosto un'esperienza traumatica e inaccettabile per la nostra democrazia come un'aggressione e un atto di discriminazione. Quindi noi vogliamo rompere un po' questo muro, abbiamo l'ambizione di poter essere un punto di riferimento e dare fiducia alle tante ragazze e ragazzi che, specialmente nei luoghi meno mainstream, meno battuti dalla stampa e dai media, potrebbero subire degli atti di discriminazione, quindi gli diciamo rivolgetevi a noi e noi faremo tutto il possibile perché questi atti non vengano ignorati. Ultima cosa, prima di passare la parola al presidente della WISP, Vincenzo Manco, noi a partire da settembre, visto che l'osservatorio non è un'isola, cercheremo di costruire un network, una rete con tutte le federazioni sportive, le società amatoriali, dilettantistiche, anche altre associazioni che lavorano sul territorio e anche centri di ricerca e università, per fare un lavoro di squadra e poter essere più efficaci sia nell'affrontare i casi di discriminazione, ma anche costruire qualcosa di strutturale e culturalmente importante affinché nel nostro sport a tutti i livelli, in tutta Italia, i casi di discriminazione siano sempre minori, perché si sarà raggiunti una crescita culturale che ne impedirà la proliferazione che invece registriamo oggi. Quindi passo la parola al presidente Vincenzo Manco della WISP. Prego. Grazie, grazie direttore. Buongiorno a tutti e a tutti, saluto anch'io, ringrazio chiaramente l'UNAR, saluto la presenza anche del vicepresidente Duccio Zola di Lunaria, saluto Beatrice, quindi sarò anche diciamo, molto attento a ciò che lei ci dirà, visto l'episodio che purtroppo diciamo, l'ha riguardata di recente. Io credo che sia, lo diceva già il direttore Triantafilos Lucarellis, che davvero ringrazio ancora, un giorno particolarmente significativo. Questo per la WISP è un giorno importante, per questo ringrazio anch'io tutti i dirigenti, collaboratori, collaboratrici della WISP che hanno contribuito diciamo, a farci vivere un altro momento importante. È particolarmente significativo perché da tempo, insieme appunto alla figura del già ricordato Mauro Valeri, già aver fatto questa scelta di intitolare l'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport a Mauro è un ulteriore, diciamo, riconoscimento alla persona, al lavoro, all'impegno e anche, diciamo, alla caratura culturale, diciamo, e dell'eredità culturale e intellettuale che Mauro Valeri ci ha lasciato. Spesso e volentieri abbiamo avuto l'occasione nelle nostre iniziative, assemblee, congressi, di averlo con noi. E quindi anche questo dà un segnale molto chiaro di qual è la direzione che tutti insieme, a cominciare dall'UNAR, vogliamo appunto intraprendere con questa esperienza. Altro elemento particolarmente significativo è la dimensione appunto, come dire, europea, quindi essere un osservatorio
che possiamo dirlo, insomma, attiva elementi di avanguardia di dimensione internazionale rispetto a quello che è il monitoraggio, la conoscenza, la costruzione di percorsi di formazione, quindi di sensibilizzazione, di promozione dei valori del rispetto, della tolleranza, dell'inclusione, della convivenza, e quindi di schierarsi, aggiungerei io, per quanto riguarda la WISP, mettendoci la faccia, perché stiamo appunto parlando, come giustamente diceva il direttore Lucarellis, stiamo parlando dei campetti di periferia, cioè stiamo parlando di quella dimensione di torneistica, di campionati, di iniziative che riguardano l'amatorialità e il dilettantismo, cioè direttamente ciò che la WISP con le sue 15.600 e passa ASD, SSD e gruppi sportivi che sono ad essa affiliati, promuove appunto la propria offerta sportiva. Quindi metterci la faccia vuol dire esattamente questo. Prima di tutto provare ad essere coerenti con ciò che si dice, con ciò che è l'elemento identitario della nostra storia, i valori di convivenza, di pace e di tolleranza, ma di farlo appunto attraverso le nostre buone pratiche. Noi abbiamo nel tempo, negli anni, da tantissimi anni, contribuito attraverso la partecipazione alla progettazione europea, anche diciamo rispetto alla promozione, ecco, di questi valori in quelle esperienze, in quella dimensione. Noi siamo quindi intenzionati a mettere a disposizione non solo tutto il nostro know-how, ma tutta la nostra rete associativa. Nel protocollo facciamo appunto riferimento ad almeno 10 comitati territoriali da mettere subito a disposizione, che sono sostanzialmente poi coloro che magari più di altri hanno maturato al meglio proprio nelle esperienze progettuali, nel rapporto anche di lungo corso con l'Ufficio Nazionale appunto Antidiscriminazione. Però ecco, i nostri 119 comitati territoriali, 19 regionali e la dimensione nazionale è assolutamente, diciamo, a disposizione per raggiungere gli obiettivi che dentro questo protocollo che oggi sottoscriviamo noi abbiamo tutta l'intenzione, diciamo, appunto di contribuire e quindi di vederli assolutamente realizzati. Ultima cosa, ultima sottolineatura per accentuare ancora, se mai ce ne fosse possibile, fosse necessario, è sicuramente lo scenario quotidiano, attuale, che rischia, ciò che noi leggiamo in questi giorni, adesso anche al di là di quella che può essere direttamente la dimensione sportiva, quello che noi leggiamo sul ritorno di un fenomeno, del fenomeno migratorio, che chiaramente dentro questa fase storica particolare della dimensione del contagio, del Covid-19, insomma di quello che abbiamo vissuto, rischia di riaprire di nuovo grandi sentimenti di rancore, di paure, di tornare di nuovo ad alimentare situazioni che tutto hanno a che fare, diciamo, tranne che con la dimensione, come dire, reale di un fenomeno che va comunque, diciamo, affrontato, va comunque letto nei dovuti modi, ma che deve essere sicuramente accompagnato da dimensioni associative come la nostra, come quella di Lunaria, mi permetto, nel rapporto con le istituzioni, in questo caso il rapporto con le istituzioni nazionali, cercando appunto di avere, come ricordava giustamente il direttore Lucarellis, un approccio sicuramente intanto democratico. Noi siamo dentro una democrazia e i valori fondanti di questa democrazia, stampati nella nostra carta costituzionale, devono vedere quella realizzazione nell'approccio intanto con tutte le persone, e quindi diritti umani che vanno assolutamente affermati e che vanno assolutamente promossi. Ecco, questa è, diciamo, la dimensione nella quale la WISP vivrà, ha vissuto e vivrà ancora di più oggi della firma, e sicuramente da domani mettiamo a disposizione tutta l'associazione per giocare ancora una volta la nostra coerenza nella dimensione sussidiaria con le istituzioni e nel rapporto con le reti sociali, affinché un grado di civiltà sempre maggiore anche nel nostro paese si possa raggiungere, soprattutto su questi temi, sui temi della convivenza. Grazie ancora. Grazie al Presidente Manco. Il Vicepresidente Lunaria, Duccio Zola, prego. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Ovviamente anche io ci tengo a esprimere la nostra più viva soddisfazione, il nostro grande apprezzamento per l'avvio oggi dell'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport. Si tratta, confermo diciamo, le parole del direttore e del presidente, di un passaggio importante, di un vero e proprio salto di qualità, oserei dire, che per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Lunaria, arricchisce e impreziosisce diciamo, il nostro impegno ultraventennale sul fronte del contrasto al razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni e per la promozione invece dei diritti umani e dei principi di uguaglianza, di non discriminazione, di pari opportunità. È un lavoro appunto che svolgiamo da più di 20 anni con progetti, con campagne, con iniziative a livello locale, nazionale, internazionale, facendo molto molto spesso rete con altre realtà, università, istituzioni e organizzazioni della società civile, con UISP e anche con una abbiamo già, come dire, un rapporto di scambio e di collaborazione molto molto fruttuoso e consolidato che del resto ci ha portato, come dire, qui oggi, ci ha riuniti qui oggi. In particolare con Lunaria dal 2011, il direttore faceva riferimento a questo nel suo intervento, svolgiamo un lavoro quotidiano e sistematico di monitoraggio delle discriminazioni, degli episodi di violenza razzista nella società italiana, grazie ad un sito tematico che si chiama Cronache di Ordinario Razzismo. E proprio due settimane fa abbiamo pubblicato il quinto libro bianco sul razzismo in Italia, una pubblicazione che potete gratuitamente scaricare sul nostro sito, ed è un testo che analizza questo fenomeno sulla base di oltre 7500 casi di discriminazione, di razzismo, di violenza razzista che abbiamo raccolto e documentato a partire dal 2008. Ebbene, il 10% circa di questo totale riguarda proprio dei casi di discriminazione e di razzismo nel mondo dello sport. Nel 2019, quindi lo scorso anno, abbiamo documentato 121 casi con un trend di netta crescita, purtroppo, rispetto agli anni passati. E questo è un dato che è in linea anche con i riscontri, con le evidenze che vengono da fonti istituzionali, non ultimi i dati UNAR, che segnalano, come dire, l'urgenza di mettere in campo delle iniziative forti su questo terreno, sul terreno del contrasto alle discriminazioni, soprattutto per quanto riguarda appunto il mondo dello sport. Ora, rispetto alla sfida che noi abbiamo di fronte, la nascita, la costituzione di questo osservatorio è davvero un grande passo in avanti, che finalmente ci consente di avere a disposizione gli strumenti, le competenze, le metodologie all'interno di un piano di azione coerente per conseguire l'obiettivo del superamento delle discriminazioni nel mondo dello sport, in particolare nel mondo dello sport amatoriale e dilettantistico, che è un ambito che tocca direttamente o indirettamente milioni di persone in Italia, che rappresenta, come si diceva prima, un vettore fondamentale non solo di formazione della personalità dei giovani, ma anche di integrazione sociale più in generale, e che spesso, troppo spesso direi, viene relegato, come dire, in secondo e in terzo piano, e che invece merita grande considerazione, grande attenzione. Ora, per raggiungere questo obiettivo sicuramente ambizioso, noi siamo convinti che soltanto un lavoro di coordinamento, di concerto tra tutti gli stakeholder sia premiante, cioè possa dare i suoi frutti. Quindi un lavoro, come dire, che coinvolga, che metta intorno ad un tavolo le istituzioni, ovviamente, insieme alle società, alle realtà che promuovono lo sport, le federazioni,
le società sportive, le associazioni che organizzano appunto il mondo dello sport amatoriale dilettantistico sui territori, i famosi campetti di periferia di cui si parlava. Insieme a queste realtà, ovviamente, anche le università, i centri di ricerca e le organizzazioni della società civile che hanno nella propria missione il contrasto alle discriminazioni e al razzismo. E noi crediamo appunto che per come si è costituito questo osservatorio, ecco, ci sia davvero un valore aggiunto che ci fa ben, ben sperare, perché si realizza appunto questo circolo virtuoso di cui stavo parlando. Un altro valore aggiunto dal nostro punto di vista dell'osservatorio è diciamo, il fatto che l'osservatorio si muoverà articolando insieme diversi piani complementari di azione, quindi affiancando ad un lavoro necessario e urgente di raccolta dati, di documentazione e poi di elaborazione, un lavoro altrettanto necessario e urgente di comunicazione e sensibilizzazione pubblica, di formazione rivolta in particolare agli operatori sportivi, penso ai dirigenti, penso agli allenatori, penso agli arbitri o agli stessi atleti, di decostruzione di quegli stereotipi e di quelle rappresentazioni mistificatorie e denigratorie attraverso cui le discriminazioni si veicolano nel mondo dello sport e poi in tutta la società, e poi anche di diffusione di quelle buone pratiche di trasmissione dei veri valori dello sport a cui accennava il Presidente Marco, quindi l'inclusione sociale, il rispetto delle diversità, il rispetto dell'avversario, la condivisione di un quadro di regole e di principi. E valori fondanti dello sport che a ben vedere sono i valori fondanti della nostra stessa democrazia. Ecco, quindi io diciamo, mi fermo qui e voglio davvero ringraziare ancora UNAR per aver avviato questo, questo percorso. Noi non vediamo l'ora di metterci al lavoro fin dai prossimi giorni, certi di poter dare, diciamo, un valido contributo. E quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti noi. Grazie molte al vicepresidente di Lunaria, anche noi tutti quanti non vediamo l'ora, no? E io farei parlare la nostra madrina Beatrice Ion per ascoltare lei cosa, cosa ha da dirci. Prego Beatrice. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato, è un onore veramente, anche perché non ero a conoscenza di tutto questo e penso che sia una cosa bellissima. E anche perché è giusto sensibilizzare le persone su certi argomenti e anche perché purtroppo la discriminazione nello sport esiste, come io stessa l'ho vissuta sia da donna che da straniera. Quindi penso che sensibilizzare le persone su ciò sia molto utile, perché magari grazie a ciò accadrà sempre in meno sicuramente. Purtroppo sono cose che accadranno sempre, però l'importante è che le persone sappiano che è sbagliato, si rendano conto che è sbagliato e lo facciano sempre di meno. E penso veramente che faccia una cosa molto, molto bella e molto utile a chiunque, anche perché è sempre bello avere, di essere tutelati da qualcuno, ti fa sentire protetto e ti dà anche il coraggio di parlare quando succedono certe cose, perché non è semplice esporsi e raccontare certe cose. Quindi penso che grazie a ciò molte persone avranno il coraggio di venire fuori e di raccontare certi episodi, perché più se ne parla meno ignoranza c'è sull'argomento e secondo me meno accade, perché le persone si sensibilizzano di più. Beatrice, come sta tuo padre? Si sta riprendendo? Malamente si sta riprendendo, fortunatamente, grazie anche a tutto il supporto che ho ricevuto. Fortunatamente ha solo un zigomo rotto,
virgolette, quindi si dovrà operare solo quello, però poteva andare peggio, quindi siamo contenti che alla fine sia andata così e la cosa non sia andata oltre. Beatrice, grazie di nuovo per la tua presenza. Non so, allora io vi descrivo il logo dell'Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport, che è un logo che può essere visto da tanti punti di vista. Ovviamente quello più evidente è l'occhio, che ovviamente un osservatorio deve utilizzare i propri occhi, quindi deve guardare con attenzione. Ma rappresenta anche, diciamo, una persona che compie un gesto atletico, un gesto atletico che in qualche modo però può essere anche interpretato come un abbraccio, come qualcosa che unisce, quindi due braccia che si avvicinano ed è un abbraccio. È quello un po' dal punto di vista simbolico che vuole rappresentare questo osservatorio, quindi il discorso della fiducia che dicevamo e la nostra ambizione di diventare un punto di riferimento che porti le persone a segnalare eventuali fatti di discriminazione, superando così la paura e anche, diciamo, il fatalismo di pensare che nessuno si muoverà perché tanto c'è un'indifferenza generalizzata. Quindi il logo ha questa, vuole rappresentare un po' questi elementi, e ringrazio, diciamo, l'ufficio Lunar, perché è stato un logo ideato e realizzato al nostro interno, vista anche la situazione di difficoltà momentanea che abbiamo. Noi adesso passeremmo alle firme del protocollo di costituzione dell'osservatorio, però eventualmente se ci dovessero essere delle domande noi siamo a disposizione, lo siamo noi come immagino lo sia anche tu, Beatrice, giusto? Ok, grazie. Ci sono domande anche da Facebook, qualcuno può essere che abbia, avete visto? O non è previsto? Posso chiedere io una cosa? Sì, certo, col microfono forse? Sì. Mi avvicino a qui. Salve, sì. Buongiorno, io sono... Un attimo, prego. Prego. Buongiorno, sono Erika Primavera dell'agenzia di stampa Dire. Volevo chiedere, questa struttura che comporrà l'osservatorio, da quante persone è composta, quale sarà il lavoro alle spalle, insomma, come sarà strutturato nel concreto? Grazie. Allora, le persone sono tante, sono anche dislocate sul territorio. Come diceva il presidente Manco, ci saranno questi comitati della WISP territoriali che hanno, diciamo, che hanno fatto questo lavoro dal punto di vista territoriale negli anni scorsi a livello locale, quindi ci saranno loro. C'è il contact center dell'UNAR, che è composto da 7 persone e che quindi anche loro saranno coinvolti nell'osservatorio, e poi saranno le persone di Lunaria, tutta la squadra di persone che si occuperà della parte formazione, della parte comunicazione. Quindi in realtà stiamo parlando di qualche decina di persone dedicate, ovviamente non esclusivamente all'osservatorio, perché noi tutti per fortuna facciamo un lavoro, come si dice, molto articolato, ci occupiamo di tante cose, però l'osservatorio per noi comunque sarà una priorità sulla quale dedicheremo tutte le persone che sarà possibile dedicare. Altre domande? Dai social non sono arrivate, vero? Bene, allora non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per l'attenzione e adesso passiamo alla sottoscrizione del protocollo. Buona giornata e a presto. Buona giornata. Arrivederci. Ciao Beatrice, grazie. Beatrice, a presto, eh? Ciao. Ciao, grazie. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao. Grazie di essere stato con noi. Salutaci tuo padre.
Allora, partiamo dal presidente Manco e facciamo. Allora, questi sono divisi, sono tre copie originali. Sì. Quindi questa è la. La penna è qua. Sì. L'altra è questa. Sì. Questa. Perfetto. Ok. Vabbè, personalizzare lui. Ah, vabbè, se ci tieni. Bene. Chiuso, allora facciamo esatto. Una cosa, un segno dei tempi. Esatto, così lasceremo anche questo nella storia. E così passerà nella storia. Così nessuno potrà dire nella presidenza del Consiglio dei Ministri. Esatto.